Ciao ragazzi, qui Giuliano di Danieli dagli uffici di prima posizione. Di che cosa parliamo oggi? Oggi voglio parlarti di una cosa che sicuramente se hai un'azienda, se sei un imprenditore, ti sarà capitato di valutare, che è questa... Giuliano, ha senso assoldare venditori professionisti? Cioè, ha senso inserire all'interno della mia rete vendita venditori professionisti? Bene, oggi voglio darti il mio punto di vista su questo tema. Parto subito dicendo che non ce l'ho con i venditori professionisti, anzi li ammiro perché la parola stessa lo dice, un venditore professionista è uno che sa esattamente che cosa fare, ok? Ma allora perché tratto questo tema? Perché una cosa è avere a che fare con venditori professionisti, una cosa è avere a che fare con venditori eh, che si spacciano per professionisti ma poi in realtà non sono professionisti. Come fai a eh, distinguere un venditore professionista da un venditore non professionista? Beh, un venditore professionista ha un metodo di lavoro. Primo, un venditore professionista ha un sistema di vendita cablato, cioè ha una strategia precisa per portare il cliente dal capisco che, che ho davanti al entro in sintonia al chiuderlo. Un venditore professionista si mette sempre in discussione e se qualcosa non va prima fa autoanalisi, un venditore professionista continua a studiare anno dopo anno. Ecco, per me questo è un venditore professionista. I venditori invece che si eh, mascherano da venditori professionisti sono quelli tipicamente che pensano di sapere già tutto, sono quelli a cui non puoi insegnare niente perché pensano di sapere già tutto ed è per questo che ti dico: non dovresti soldare venditori professionisti di, questo, di questa tipologia, cioè, cioè di fascia. B, è molto più interessante invece cercare di assoldare persone che magari vogliono intraprendere la carriera della vendita piuttosto che prendere qualcuno che è già formato. Perché? Perché semplicemente potrai trasferirgli il tuo sistema di vendita, potrai trasferirgli la sua metodologia e troverai un, un hard disk completamente vergine su cui installare il tuo software senza problemi di rigetto, senza problemi di rigetto. Perché ti dico questo? Perché a volte mi capita di eh, incontrare imprenditori che magari all'interno della loro rete vendita hanno venditori che hanno 10, 15, 20 anni di esperienza e non c'è verso di farli cambiare, cioè non c'è verso di fare in modo di, che, adà, che, che adottino un sistema di vendita magari preciso che magari potrebbe fargli ottenere più risultati quindi consiglio se stai pensando di costruire la tua rete vendita magari cerca di trovare persone che non hanno mai venduto niente ma sono fortemente motivate a intraprendere questa carriera e magari hanno le caratteristiche che a te servono come persone, come personalità per riuscire a vendere di più. A volte ho visto scene dove arrivano imprenditori e arrivano venditori che pensano di, saper, di saperla lunga, di, saperla, di saper tutto loro e fanno addirittura cambiare strategie eh, consolidate all'imprenditore, e questo ovviamente provoca danni incredibili. Perché? Perché magari questi signori arrivano, arrivano solo con l'obiettivo di guadagnare di più, fanno cambiare le cose all'imprenditore, poi le cose non funzionano e poi magari se ne vanno e l'imprenditore quindi si trova senza venditore professionista e si trova magari con un danno a livello di azienda. Quindi perché non assoldare persone che hanno determinati schemi mentali, che hanno determinate convinzioni, che hanno troppi anni di esperienza? Perché... Se stai costruendo il tuo sistema di vendita, vuoi trasferirlo perché funziona, avrai grossissime difficoltà. Quindi consiglio mio, parti magari da eh, un hard disk completamente vergine dove puoi installare il tuo sistema, dove puoi andare a installare il tuo software. Bene, con oggi è tutto. Ciao, continua a seguirmi e alla prossima.